due, tre, prova, prova, prova. Un, due, tre, prova. Un, due, tre, prova, prova, prova. Prova, 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 prova. Prova, sì, ok. Prova, prova, ok.
Un, due, tre, prova. Prova. Un, due, tre, prova. Okay. Già pronto? Questo lo diamo a loro, però. Allora, questo qua è per voi, per quando dovete parlare. Sì, dovreste passarvelo, in questo caso. Purtroppo no. Purtroppo no. Brava, brava. Ormai sono no, qui io non mi siedo, lo lascio vuota apposta. No, scusami. Un barba da piccolo. No, Elisabetta è lei? Sì. Il presidente è. Piacere. Allora voi, andate a chiamare Lorenzo. No, concordato. Credo che sia col presidente anche lui, che purtroppo arriva con un po' di ritardo. Quindi noi iniziamo e lui si aggiunge. No, ok, scusami. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti nello stand di Regione Lazio. Siamo qui per presentare un libro appena uscito di Francesco Barberini per Salani, che si intitola I dinosauri che volano tra noi. L'autore è qui con noi, è giovanissimo, ma è un divulgatore, aspirante ornitologo, che già a 10 anni ha ricevuto dal presidente Mattarella il titolo di Alfiere della Repubblica per le sue ricerche. Scusate. Insieme a noi ci saranno l'illustratore Marco Preziosi, che ha realizzato appunto le illustrazioni per il volume, e qui potete ammirare delle tavole originali, Sara Pozzoli, che è direttrice della rivista Focus Junior, e a moderare il dibattito ci sarà la giornalista Margherita Schirmacher, che è presente qui al salone con un camper, un progetto che si chiama Ticket to Read. Grazie, buon incontro. Grazie a te. Sassa, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Cioè, sì, mi sentite? Poco, un pochino più... si può fare un pochino più alto, check, I dinosauri che volano tra noi di Francesco Barberini è il libro che ci ha fatti arrivare qua volando. Siamo nello stand appunto della Regione Lazio ed è dalla Regione Lazio che questo giovanissimo autore nonché alfiere proviene, precisamente da Acqua Pendente. Mi sentite un po' meglio?
Uno, due, bene, perfetto. Allora possiamo proseguire. Francesco, da dove tu, questo non è il tuo primo, non è il tuo primo libro, nonostante la giovane età possa farlo pensare, possa farlo intuire, hai già dei successi alle spalle. Quando è che hai deciso, come mai hai deciso di far spiccare il volo ai dinosauri nella tua produzione e quindi di occuparti in questo caso di uccelli, arrivando, immagino, partendo dalla riflessione che tu hai fatto da quel certo avvenimento che accadde un tot di anni fa? Sì, allora, grazie a tutti, spero mi sentite bene, grazie di avermi invitato. Allora, io sono Francesco Barberino, ho 14 anni e la mia passione sono gli uccelli, il mondo della natura in generale. Allora, tutto è cominciato, lo possiamo dire, quando avevo 2 anni e mezzo, quindi ero piccolissimo, e che ho visto un film documentario sugli uccelli, Il popolo migratore. E da quel momento mi è nata questa passione per il mondo della natura, per gli uccelli, e ho iniziato a coltivarla, quindi avevo sempre molta curiosità verso il mondo della natura e volevo scoprire sempre più cose nuove. E piano piano è cominciata anche il mio lavoro di divulgazione, perché volevo... avevo capito nel corso del tempo che molte delle cose che si sapevano in realtà non erano proprio corrette, e poi che era molto utile e importante far sapere alle persone importanti conoscenze della natura che abbiamo, che ci permettono anche di amarla di più e di proteggerla, perché, come dico sempre, se la natura la conosci la ami, e se la ami la proteggi. E quindi questo è il mio 6° libro, Dinosauri che volano tra noi, e parla degli uccelli, però parlo in realtà dei dinosauri. In effetti i dinosauri, che noi tutti conosciamo, immagino, no? Sono un gruppo di animali molto spesso rappresentato, ecco, molto spesso rappresentato come degli animali mostruosi, terrificanti, insomma, il famoso gruppo dei dinosauri. Quindi dei lucertoloni orripilanti. Oggi abbiamo molte nuove conoscenze del mondo dei dinosauri che ci hanno fatto capire che non erano proprio così. In realtà i dinosauri avevano evoluto le piume ed erano molto più intelligenti, agili e molto più colorati e affascinanti di quanto molto spesso siamo soliti pensare. E anzi, i dinosauri sono ancora fra noi. Infatti in questo libro parlo sia dell'evoluzione dei dinosauri e gli uccelli, ma dei dinosauri di oggi. Infatti i dinosauri sono ancora tra noi e sono gli uccelli. E quindi parlo di storie, di aneddoti, di leggende sul mondo degli uccelli, e quindi dell'evoluzione che ha portato i dinosauri ad evolversi sino ai nostri giorni, quindi agli uccelli che hanno preso forme stravaganti e adattamenti quasi imprevedibili e molto belli da scoprire. Tutto questo anche per un fine divulgativo, ma anche di sensibilizzazione, perché imparare a conoscere la natura è importantissimo anche per proteggerla, perché questo è molto importante. Sa, perfetto. Puoi tenere, okay. Puoi tenere il microfono. E, il tuo libro, tra l'altro, è un libro, se vogliamo, anche di viaggio, è un libro di scienza, è un libro anche dove riprendi i racconti antichi, della letteratura antica, dei primi testi, come per esempio quello di Plinio il Vecchio, che riportano i primi appunto studi scientifici. È un libro, diciamo, dove mescoli vari saperi, tutto poi accompagnato dalle appunto meravigliose tavole dell'illustratore Marco Preziosi. Alcune le potete vedere qui. Come vi siete coordinati per le illustrazioni? Allora, dopo ti lascio la parola. Allora, sì, è stato un lavoro molto bello con Marco, perché noi due ci conosciamo, siamo amici da moltissimo tempo, perché lavoriamo tutti e due per la protezione della natura, quasi. È stato importantissimo, tra l'altro sono importanti questi disegni, queste opere di Marco, perché accompagnano la lettura, e quindi non sono semplicemente delle rappresentazioni di uccelli, ma sono anche delle rappresentazioni che ci fanno capire l'adattamento particolare di quella specie e aiutano ad arricchire il libro. Tieni, ti passo la parola. Ci siamo coordinati. Io spesso dico che dovrei, nei corsi di disegno che faccio, dovrei parlare di come abbiamo realizzato io e Francesco questa illustrazione, perché io faccio illustratore da 25-30 anni, e così come abbiamo fatto io e Francesco in questo lavoro, dovrebbe essere fatto qualsiasi lavoro di
di illustrazione scientifica. Quindi c'è Francesco che mi dice esattamente quello che vuole e facciamo le bozze, lavoriamo e lui mi dà le indicazioni. In molti casi gli animali, anche quelli che sono qui disegnati qui sotto, sono animali estinti, quindi non c'erano, oppure erano dinosauri. Quindi è importantissimo che il disegnatore, l'illustratore scientifico, prenda indicazioni su quello che vuole rappresentare l'autore del libro, in questo caso. Quindi è stato un lavoro l'ideale, insomma. È stato molto fastidioso, perché così deve essere quello che commissiona i lavori. Io ogni volta che comincio un lavoro lo dico, deve essere fastidioso, cioè se non va bene una cosa. E così è stato Francesco, scrupoloso, preciso, e quindi il lavoro per me è venuto benissimo. È più facile lavorare con una persona che sa, ovviamente, con un committente scrupoloso di 14 anni che fa Nel telefono ho salvate le 10 bozze di un disegno che ho fatto nell'arco di un pomeriggio, perché bisognava cambiare una cosa, e alla fine il disegno è venuto, cioè ero soddisfatto ovviamente anche io, perché dopo le 10 bozze e questa fatica immane di fare bozze su bozze, alla fine era venuto un disegno soddisfacente anche per me. Abbiamo qua, accompagnata da un fischio, Sara Pozzoli, la direttrice della rivista Focus Junior. Immagino una delle prime fan del nostro autore. Sì, racconto la nostra storia appunto con Francesco, risale a 5 anni fa. E un giorno arrivò alla mail di redazione una sua mail. Ciao, Francesco, e sono appassionato d'uccelli. Perché hai voglia di guardare il mio sito aspiranteornitologo.it? Quando mi arrivò questa mail, pensai, ma cioè, uccelli, ma che cosa strana, di solito ai bambini e ai ragazzi piacciono i mammiferi, è vero? E quindi già questa cosa mi incuriosì. Ti consiglio di sederti qua, perché ti rientri in cassa, piccolo, perfetto. Si è spostata, possiamo alzare il microfono. E poi però non sentite voi. Sa, 1, 2 per prova. Questi sono i momenti tipici, i momenti. Io vengo. Ah, eccolo. Grazie Francesco. Scienziato così, lui tocca le cose. Però adesso parlo io, non si sente più ancora, quindi prova. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi Francesco, la nostra conoscenza risale a diversi anni fa, appunto, quindi hai incuriosito anche me, perché devo dire che anche a me piacevano più i mammiferi. E abbiamo cominciato a parlare, a fare delle cose insieme, e insomma, ci ha fatto capire a noi della redazione, che ancora lo chiamiamo Franceschino, ma adesso dirò che loro, che in realtà non è più Franceschino, ci ha fatto capire l'importanza di conoscere gli uccelli, anche appunto per il bene della natura e del pianeta in cui viviamo. E appunto su questo fronte, io leggendo il tuo libro vorrei chiarire uno dei primi stereotipi che magari abbiamo un po' tutti noi. Si dice spesso che sei proprio stupido come una gallina, ma è veramente così, Francesco? Allora, in effetti non proprio è così. Allora, nel libro parlo anche appunto degli uccelli di oggi, che quindi i dinosauri, che hanno avuto una lunghissima evoluzione. I primi uccelli sono comparsi 160 milioni di anni fa e i dinosauri hanno una lunghissima storia. Gli uccelli appunto sono, se li guardiamo come dinosauri, sono ancora più speciali, perché li osserviamo che hanno queste forme particolari. Allora, circa 120 milioni di anni fa è avvenuto il bird boom. Infatti alcuni dinosauri che si sono evoluti avevano
appunto avevano evoluto il volo, quindi avevano queste piume che gli consentivano anche il volo, e sono nati i primi uccelli. E durante il bird boom sono nate tantissime specie, proprio perché gli uccelli si potevano adattare benissimo agli ambienti, quindi sono nate tantissime specie, e alcune di queste poi, andando avanti con l'evoluzione, hanno portato alla nascita delle specie che osserviamo noi oggi, che sono tantissime. Noi oggi possiamo osservare 10.000 specie di uccelli, quindi moltissime, e sono tutti uccelli, gli uccelli sono molto intelligenti. Per esempio, se noi osserviamo un uccello in proporzione al corpo, molto spesso il cervello è grande quanto il nostro in proporzione al loro corpo, e sono animali molto intelligenti. Allora, l'intelligenza è difficile da calcolare. Noi tendiamo sempre, come diceva prima Marco in un altro intervento che avevamo fatto prima, sulla bellezza della natura. Noi consideriamo degli animali più belli e meno belli, invece la bellezza è proprio legata a ogni animale, è bello il suo perché fa il suo lavoro all'interno di un ecosistema, perché tutto ciò che è in natura deve servire e ha un suo scopo, e quindi è fondamentale per la natura stessa e quindi per gli ecosistemi. Lo stesso l'intelligenza: noi molto spesso definiamo gli animali più intelligenti migliori rispetto a quelli meno intelligenti. È chiaro, gli uccelli non riescono a fare delle equazioni matematiche come riusciamo a fare noi o costruire questi palazzi, però loro magari sanno fare delle cose che non sappiamo fare noi. Per esempio, riescono a captare i campi magnetici terrestri, a migrare attraversando il deserto del Sahara, il mar Mediterraneo, per poi ritornare nello stesso punto dove erano l'anno precedente. Quindi riescono a fare moltissime cose e poi scoprire i loro adattamenti, anche le loro tecniche magari per cercare cibo, per anche dei maschi che utilizzano le parate di corteggiamento o il canto per attrarre le femmine, che con le loro scelte giudicano i maschi e mandano avanti l'evoluzione. La stessa cosa per esempio per i polli e per le galline, che ahimè sono gli uccelli più diffusi al mondo, perché ci sono tantissimi esemplari, perché noi li alleviamo, che per esempio chi di noi ha mai visto una gallina in un ambiente naturale? Molto spesso la troviamo in un allevamento, ma anche questa specie proviene dalla natura e ha molte caratteristiche che rimandano a quando ancora le galline, i galli, che poi sono diventati polli d'allevamento, sono diventate animali appunto da allevamento. E quindi lo scoprire anche alcune tecniche di alimentazione oppure di accudimento dei piccoli, di cui parlo nel mio libro, facendo riferimento ad una al mio giardino, dove ho una gallina e dei pavoni, che questa gallina ha allevato dei piccoli di pavoni e si è adattata al loro stile di vita, perché essendo un'altra specie gli dava del cibo differente. È una bella storia del suo giardino. Spiega un attimo meglio come cos'è successo tra la pavonessa, anzi, e la gallina. Sono molto incuriosita. Allora, è successo che la pavonessa aveva deposto delle uova, però non le aveva covate. Allora ho deciso di posizionare queste uova sotto la gallina, che invece stava covando. Allora, quando sono nati i piccoli pavoncini, lei le ha accuditi come fossero delle galline, però ha subito capito che non erano delle vere e proprie galline, nel senso che avevano delle esigenze particolari. Infatti i pavoni di solito si nutrono di insetti, quindi di altro cibo, e allora lei ha iniziato a dargli da mangiare degli insetti. Andava nei cespugli, fra gli arbusti, oppure nell'erba, a cacciare dei piccoli insetti che gliele dava poi da mangiare. Quindi questo ci fa capire, e tra l'altro anche osservare magari gli uccelli che sono vicino a noi. Io per esempio ho osservato la mia gallina, che per esempio quando aveva i piccoli pavoncini stava molto in allerta nell'arrivo dei predatori, e osservare anche gli uccelli attorno a noi, ma soprattutto quelli anche magari, anche se si sta in città, guardare dalla finestra, osservare i piccioni o i rondoni, che hanno tutti quanti una storia da raccontare. Le 10.000 specie di uccelli hanno tutte una storia da raccontare. Per esempio i rondoni che vediamo sfrecciare fra i palazzi, che sono quegli archi che vediamo volare. Nel libro racconto anche che molto spesso vengono chiamate rondini. In realtà fra rondini e rondoni c'è una grandissima differenza. Quindi è un po' anche un aprire gli occhi per capire che molto spesso ci sono molte più informazioni che si potrebbero sapere, molto interessanti. E per esempio i rondoni dormono in volo, fanno tutto in volo, mangiano, bevono e dormono in volo, quindi hanno tantissimi adattamenti da scoprire, si accoppiano in volo anche. I rondoni, che tra l'altro qua al Salone del Libro meritano un posto
particolare per la loro citazione fondamentale nella letteratura, che anche tu ricordi come le varie, una delle poesie più tristi della nostra storia, letteratura, tornavano i rondinini al nido, uccisero, cadde tra spine. Allora, scusate, con questo ci siamo. Vorrei chiedere a Francesco, perché così togliamo qualsiasi dubbio sul tema dinosauri e uccelli. Nel libro spieghi in modo molto semplice qual è stata l'evoluzione, perché uno si chiede, ok, ma erano dinosauri, va bene, ci hai detto che avevano qualche piumetta, protopiuma anzi, sì, ma da lì erano animali che camminavano ad arrivare sugli alberi e poi a cominciare a volare, spiegalo bene. Allora, sì, catapultiamoci 220 milioni di anni fa nelle foreste dell'Inghilterra. Allora, fra gli alberi saltellava una piccola lucertolina, che aveva però una particolarità rispetto alle altre piccole lucertoline. Infatti aveva evoluto dei filamenti, delle protopiume, che gli consentivano di mantenere il calore corporeo all'interno del corpo, e così il suo metabolismo velocizzava. Da questa lucertolina, che aveva questa grande caratteristica importantissima per il suo metabolismo, si sono evoluti tutti i dinosauri, che hanno ereditato queste protopiume. Inoltre sui dinosauri, in particolare quelli teropodi, quindi quelli carnivori, non tutti di grandi dimensioni ma anche abbastanza piccoli, sulle zampe anteriori le piume hanno iniziato ad ampliarsi, si sono formati quelli che io chiamo pannelli pubblicitari, cioè di grandi dimensioni, con cui mandavano dei segnali, per esempio per le parate di corteggiamento oppure per spaventare i predatori, no? Quindi tanti segnali. Stavano diventando le piume un po' la bacchetta magica dei dinosauri, perché le utilizzavano per moltissimi scopi. E poi anche per la cova, e infine l'ultimo scopo per cui le hanno utilizzate è stato anche il volo. E quindi 160 milioni di anni fa si è formato uno dei tanti gruppi di dinosauri, no? Noi conosciamo i dinosauri erbivori, i dinosauri carnivori. Inoltre il mondo di un tempo, come spesso viene il mondo di un tempo, il mondo dei dinosauri, no? Deserti, gas, vulcani, no, invece era un mondo lussureggiante, pieno di vita. E uno dei tanti gruppi erano anche gli uccelli, che, essendo anche di piccole dimensioni, si potevano adattare benissimo agli ecosistemi, e alla fine sono giunti fino a noi attraverso queste forme. Quindi i dinosauri ci sono ancora e sono che ci volano sopra la testa. Man mano, appunto, dimensioni sempre più piccole che hanno consentito a loro anche di volare. Nel libro, e poi ci agganciamo appunto anche alla tua passione ambientalista, parli di delle specie aliene, non sono gli alieni, poi ci spiegherai meglio che cosa significa, e dei pericoli dell'introduzione di specie aliene in un territorio, cioè del pericolo per la biodiversità. In particolare mi ha colpito appunto la triste storia dell'inizio del Mimo di Cozumel. Una storia particolarmente triste, perché è dovuta proprio un po' all'ignoranza, no, umana di noi uomini. Ce la puoi raccontare? Certo, allora, nel libro inizio proprio con questa storia, perché questo è un perfetto esempio di quanto molto spesso l'ignoranza, nel senso la non conoscenza, porta magari a delle tragedie che piccole non sono, piccole tragedie ma che piccole non sono. Infatti parlo del Mimo di Cozumel, che vive in questa piccola isola vicino al Messico, che però è stato anche, per esempio, che è rappresentato in una di queste, credo che sia, eccolo qui, è questo qui, il Mimo di Cozumel. È stato anche difficile rappresentarlo, proprio perché non ci sono
delle recenti e belle foto da utilizzare per disegnarlo. Infatti il bimbo di Cozumel non si vede più, non viene più avvistato da molti anni, perché è successo che dopo le riprese, delle riprese cinematografiche, sono stati rilasciati nell'isola delle specie aliene, no? Molto spesso le specie aliene non arrivano su delle isole solo così, ma anche attraverso magari le navi che in tempi antichi, durante la colonizzazione delle isole, arrivavano dei ratti, dei gatti, che sono delle specie aliene per l'isola, che voi sì, bellissimo il gatto, no? Un animale bellissimo, anch'io a casa ho dei gatti, però quando viene lasciato, quando arriva su un'isola, non è che crescono i croccantini sugli alberi, nel senso che qualcosa deve pur mangiare, e quindi inizia a nutrirsi di specie che non è il caso del mimo di Cozumel, ma del kiwi che vedete invece lì, che sono delle specie magari non volatrici, che hanno perso la capacità di volare perché non gli serve più, e che quindi diventano delle facili prede per le specie aliene. E quindi il proteggere le specie aliene è anche legato alla consapevolezza, quindi capire che ci sono dei piccoli ecosistemi che sono molto, molto fragili e che dobbiamo proteggere. Perché molto spesso io parlo degli uccelli, anche perché è un gruppo di animali non sempre molto affrontato, comunque affrontato non come si deve, no? Noi pensiamo agli animali, la prima cosa che ci viene in mente con la parola animale è il leone, o la giraffa, la gazzella, l'elefante, che sì, sono delle specie importantissime, anzi pure in via di estinzione, ma un leone è importante quanto un mimo di Cozumel, perché ognuno ha il suo compito all'interno di un ecosistema. Passiamo alla questione ambientale. Appunto, conoscere gli uccelli vuol dire anche capire se un luogo è in buona salute o meno. Ci sono degli uccelli, infatti, che rappresentano dei bioindicatori ambientali. Anche di questo, cioè, quindi si capisce se ci sono, se l'aria è pulita o meno, se l'acqua è pulita o meno. Ci puoi magari fare qualche esempio su questo? Allora, sì, in effetti gli uccelli sono importantissimi, perché ci fanno capire anche lo stato dell'ambiente in cui ci troviamo. Ci sono moltissime specie. Gli uccelli sono forse uno dei gruppi di animali che è riuscito a colonizzare tutta la Terra, perché li troviamo in ogni dove. Infatti anche nel libro parlo, vado dall'Antartide al deserto del Sahara, quindi in tantissimi luoghi, ma sono anche dei bioindicatori. Proprio perché ci sono moltissime specie di uccelli in via di estinzione, no? Per esempio, molte delle specie che abbiamo disegnato sono in via di estinzione oppure anche estinte, no? Tu avevi anche fatto sulle specie estinte. Sì, io ho fatto diversi articoli per giornali, disegno spesso purtroppo specie estinte, e sono spesso, come diceva Francesco, spesso sono storie che nascono dalla stupidità, non sono grandi catastrofi che ci può, anche grandi catastrofi ovviamente, perché adesso gli uccelli li utilizziamo appunto come bioindicatori per capire che cosa può andare male, però abbiamo da una parte una grande catastrofe che è il cambiamento climatico, dall'altra delle scemenze che portano all'estinzione di una specie. Tra le due cose, sì, c'è lo studio che ci può aiutare a usare gli uccelli anche per studio, per indicatore. Sì, ben detto. In effetti è così, proprio è proprio lo studio, ma anche la divulgazione che ci può far capire, no? Quando pensiamo al riscaldamento globale, la prima immagine che viene evocata è proprio l'orso polare nell'Antartide, però è anche giusto, è importante pensare che dietro a quell'orso polare c'è un gabbiano avorio, di cui parlo nel libro, che ha una bellissima storia da raccontare. Allora, la tua passione per la natura, la tua passione per l'ambiente è quella che ha conquistato noi di Focus Junior, i tuoi lettori e chi ti segue. E appunto, io volevo chiederti una cosa: secondo te, qual è il messaggio che possiamo dare anche alle persone più adulte di te? Che cosa possiamo fare per l'ambiente a livello individuale e collettivo? Perché voi, quelli della tua generazione, fortunatamente io lo vedo ogni giorno, lo sento ogni giorno, sono molto più consapevoli della necessità di dover diventare custodi della terra.
Hai detto bene, infatti la cosa molto importante è la consapevolezza sia del fatto che lo scoprire la natura, per esempio io faccio molto spesso birdwatching, anzi io, a me piace moltissimo osservare le specie, per esempio anche qui prima di entrare al Salone del Libro, qui qua fuori osservavo con Marco dei rondoni maggiori, che sono una specie abbastanza rara che vive a Torino perché ci sono grandi palazzi dove può fare il nido, no? C'è il birdwatching, quindi l'osservazione degli uccelli in natura, è anche un ascoltare i canti, quindi è una bellissima attività che consiglio vivamente a tutti. Ma l'osservazione della natura è importante perché ci può far anche capire i rischi che corrono le specie, quindi i rischi che corrono moltissime specie, quindi anche proteggerli. Quindi c'è la consapevolezza, il capire sia che moltissime specie sono in grave rischio, ma anche che le nostre azioni quotidiane hanno molto spesso delle conseguenze che non sono proprio buone per la natura, e quindi dopo questo ci sono le azioni che dovrebbero venire fluide dopo aver capito questi concetti. Sara, non credi che ci sia un grande movimento di nuove giovani voci che stanno in realtà parlando ai più adulti? Sì, assolutamente, secondo me sarebbe il caso di non deluderli, noi adulti, perché noi come Focus Junior abbiamo iniziato a seguire i ragazzi dei Friday for Future, da Greta Thunberg, ma anche di cui in Italia appunto Francesco è uno degli esponenti, è un attivista, posso definirti anche attivista ambientale, vero? Lui ed altri ragazzi andiamo ogni volta a seguire queste manifestazioni nelle piazze italiane, nelle strade italiane, e notiamo questa grande preoccupazione, ma anche questa grande passione, questa voglia di risposte da parte della politica, da parte degli adulti di adesso. Vedo dei ragazzi che sono dei bambini che hanno molta più consapevolezza. Fortunatamente penso che sia stato il lavoro fatto a scuola, cioè l'educazione ambientale fatta nelle scuole evidentemente ha dato ha dato maggiore consapevolezza. E, insomma, l'ottimismo da parte mia c'è e rimane ogni giorno, perché vedo che c'è, diciamo, i bambini e i ragazzi comunque hanno una visione meno individualista, più collettiva, pensano di più al mondo in cui viviamo, alla società, non solo a loro stessi. La terra è la loro casa, non abbiamo un pianeta B. Cioè, cosa dici tu, Francesco? Sì, no, assolutamente questo, è assolutamente, questa è una cosa molto importante. Anch'io aderisco per esempio al movimento dei Fridays for Future. Il mio lavoro, più che altro il mio lavoro, nel senso quello che faccio si concentra più su raccontare la natura, quindi farla amare e quindi di conseguenza proteggerla, e poi assolutamente tutte quelle che sono azioni anche volontarie per proteggere la natura sono importantissime. In effetti è anche così, purtroppo noi non c'è tempo da perdere, quindi dobbiamo con tutte le forze lottare e andare avanti, però è anche con il passaparola, con la sensibilizzazione che facciamo con il prossimo, che è anche così che si passa un importante messaggio della protezione della natura, e semplicemente anche di essere, io aggiungo anche un po' più gentili verso la terra in cui siamo nati, in cui cresciamo e da cui dipendiamo. Tutto dipende quindi dai giovani? Invece nel tuo libro tutto sembra dipendere dalle femmine, così si intitola uno dei tuoi capitoli, come mai? Sì, allora in questo caso parlo proprio degli adattamenti degli uccelli anche vicino a noi, per esempio vicino alle nostre case. Infatti gli uccelli molto spesso sono famosi per il canto, no? Tutti noi conosciamo, adesso siamo proprio a maggio,
quindi gli uccelli, no, che cantano arricchiscono la primavera, noi pensiamo che cantano perché sono felici, in realtà molto spesso gli uccelli, soprattutto i maschi, cantano proprio per stupire le femmine, quindi per attrarre le femmine oppure per il territorio. Allo stesso tempo ci sono uccelli che fanno delle parate di corteggiamento stupefacenti, che quindi molto spesso i maschi hanno dei colori particolari, affascinanti per attrarre le femmine. Questo perché i maschi fanno proprio questo lavoro, quindi anche di competizione fra loro quindi per attrarre la femmina, ma allo stesso tempo non sono i maschi che mandano avanti l'evoluzione, ma sono le femmine che attraverso le loro scelte giudicano i maschi e quindi mandano avanti l'evoluzione su questo punto di vista. E si può anche fare un'analisi un po' più filosofica della serie: le femmine attraverso le loro scelte scolpiscono il cervello dei maschi, che quindi è fatto in modo per riuscire a fare questi canti assolutamente affascinanti e delle parate di corteggiamento spettacolari. A questo proposito, possiamo fare una chiusura romantica? Che tu sicuramente ci puoi illuminare. Nel mondo degli animali, diciamo, le coppie di Luca durano per tutta la vita. Quali sono? Diccelo, Francesco, dai. E anche quali sono i segreti, per favore, che io intanto me li appunto. Allora, sì, perché ci sono alcune specie di uccelli che sono monogami, proprio che passano tutta la vita con il proprio compagno. Sì, è proprio appunto. Quello che raccontano dei pinguini è vero, quindi. Sì, assolutamente. Non è stata una presa in giro, no, per il documentario. No. Certo, molto spesso nei documentari si prende anche come un... tendiamo molto spesso a portare al nostro livello, no? Ad associare molto spesso gli animali a quelli che sono i nostri sentimenti, no? Però molto spesso si discostano un po' per via dell'adattamento in natura. Però ecco, il mondo degli uccelli è proprio affascinante anche per questo, perché è vario, perché abbiamo tantissime specie di cui possiamo parlare, è diversificato. Andiamo dalla monogamia estrema fino al tradimento più terribile, non voglio dire niente. Quindi L'allodola, per esempio, i maschi dell'allodola fanno dei canti stupefacenti, salgono in alto, lunghi nei campi, anche qua in Italia, salgono in alto, volando in alto, e iniziano a cantare anche a 100 metri di altezza per far capire a tutti che ci sono loro, e intanto le femmine, mentre che loro stanno lassù a cantare, a sforzarsi, magari scappano e vanno nel territorio di un altro maschio, perché in questo modo in realtà permettono anche una diversificazione genetica, no? Quindi ci sono tantissimi anche tradimenti, per esempio. Avevamo detto in modo romantico, col tradimento. No, invece, anzi, in modo romantico, molti uccelli, per esempio gli uccelli giardinieri, per le femmine, quindi per farsi giudicare dalle femmine, costruiscono dei pergolati, cioè assemblano degli stecchettini di come noi, nel senso che assemblano e formano degli archi, oppure addirittura delle capanne immense rispetto alle loro dimensioni, nel suolo delle foreste della Papua Nuova Guinea, e addirittura raccolgono anche fiori di colori differenti e fanno questi mucchi colorati, quindi diventano fuori delle vere e proprie opere d'arte. Ogni maschio fa la sua capanna con i suoi fiori, con le sue prospettive ottiche per far capire l'imponenza del pergolato che ha costruito, e addirittura ci sono delle specie di questi uccelli che sono addirittura, i maschi sono di colori bellissimi e addirittura imitano i versi di altri uccelli per colpire la femmina. Marco, tu qualcosa, facendo disegno dal vero, alcune di queste dinamiche le avrai notate? C'è qualcosa che ti ha io sono colpito fortunato in particolar modo, una storia, se vuoi, anche d'amore alla quale hai assistito nelle tue sessioni? Tantissime, io sono un fortunato perché quando disegni col cannocchiale, di storie di fedeltà estrema, ma quella vera forse di cui volevamo parlare all'inizio, li vedi, come vedi il tradimento, come vedi qualsiasi cosa terribile.
però se disegni tu vedi, che ne so, ci sono delle specie di uccelli marini che vivono tutto l'anno in mare e si ritrovano ogni anno, ogni stagione nello stesso punto per nidificare. Su queste scogliere battute dalle onde, eccetera, fanno un piccolo uovo che tengono con l'ala perché sennò cade, e tu disegnando, ti... ho la fortuna di assistere a questi spettacoli meravigliosi. Anche Francesco è un fortunato, perché uscendo da qui noi vediamo dei documentari, e noi in fila prima sotto al sole per entrare noi sentivamo i rondoni che passavano. Purtroppo sì, noi viviamo siamo dei fortunati e vivete in un universo parallelo. Non è che state là in fila e dite mannaggia che caldo, stiamo sprecando del tempo. È un altro modo di vedere il mondo. Sì. Un po' lo dicevamo anche mannaggia, perché poi il sole era, però noi vedevamo, sentivamo la capinera che stava qua fuori, i rondoni maggiori di cui parlava Francesco che passavano sopra. Comunque le città, uscendo, qualsiasi città, Roma è piena di fauna, come Torino, se fate un giro lungo il Po, ma se andate a Piazza Castello appunto ci sono questi voli di rondoni in questo momento che sono spettacolari. Quindi l'importante è sviluppare la sensibilità per poter anche accorgersi che ci sono delle cose, e per fortuna la mia storia e quella di Francesco abbiamo questa fortuna di avercela e di notare delle cose e di magari divertirci, emozionarci pure durante una fila sotto al sole, terribile. Tremenda. Francesco, te hai i poster in camera? No, allora no, non molti. Mi piace avere una camera pulita senza poster, però no, per esempio sì, ho un grande poster con una raccolta di disegni di passeriformi, non tuoi purtroppo, no, però anche un suo disegno suo, dai, no, sto scherzando. Immaginavo magari hai uno scienziato di riferimento, un tuo mito. Allora, per esempio, io sono amico, tra virgolette, nel senso che spesso ci ho parlato, insieme a Piero Angela, che ci conosciamo, a volte siamo anche stati... citato... Sì. Con virgolettato, complimenti per il suo talento e la sua passione. Sì, perché ci siamo conosciuti in occasione di una trasmissione televisiva, e poi abbiamo iniziato a tenerci in contatto. Io gli ho regalato i miei libri e lui mi ha anche consigliato dei segreti per la divulgazione. Ah, quindi c'è stato un passaggio di consegne. Oddio, che paura! C'è stato un passaggio di consegne segrete. Ora mi casca sopra. Allora, sì, perché proprio per quanto riguarda la divulgazione, perché quello che si deve fare è innanzitutto conoscere bene l'argomento, e quindi in questo la passione aiuta, no? Perché infatti consiglio sempre a tutti, per esempio quando faccio delle conferenze con delle scuole, no? Che parlo nelle scuole a dei ragazzi, sempre consiglio di coltivare la propria passione, quindi quello è molto importante. Poi, dopo aver capito molto bene il concetto, cercarlo di assimilare e trarre le proprie conclusioni. Quindi un modo per dirlo e per raccontarlo alle persone. E poi alla fine c'è la divulgazione. Chiaramente anche utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione. Oh, abbiamo qua un ospite speciale, presidente, ben arrivato. Ben trovato tra noi, ben trovato al Salone Internazionale del Libro di Torino. Ho una domanda che mi hanno suggerito di farle. Come ha conosciuto il nostro giovanissimo scienziato? Potremmo dire on the road, cioè veramente nel lavoro. È stato il coprotagonista di una sperimentazione imprenditoriale e secondo me culturale molto bella che abbiamo portato avanti nella nostra regione, di riaprire dei luoghi abbandonati da tempo, spesso nei parchi, per promuovere una ospitalità, gli ostelli per i giovani, a basso costo ma luoghi di grandissima qualità.
immersi molto spesso nell'ambiente, nella natura, in un'idea di consumo positiva, e praticamente ovunque gestiti da ragazze e ragazzi, in alcuni casi che hanno lasciato il lavoro e si sono buttati nella mischia. E in quell'occasione ho avuto la piacevolissima occasione di incontrarlo, perché mi ha fatto da guida non solo del luogo fisico, ma della filosofia di quel luogo. Questo è un ostello della gioventù immerso in un bosco, e anche questo, se non sbaglio, era un manufatto abbandonato da tempo. Quindi noi in questo caso ne abbiamo aperti 9. Abbiamo la più moderna e bella rete di nuovi ostelli della gioventù, ma a me fa piacere dirlo, in luoghi bellissimi che costano poco e tutti gestiti da ragazze e dei ragazzi, e lui è uno di questi pazzi che ha contribuito a costruire questo luogo. Presidente Zingaretti, che cosa abbiamo parlato poco prima che lei arrivasse insieme a Sara Pozzoli, la direttrice della rivista Focus Junior? Stavamo parlando del grande movimento di giovani che in questo momento, non soltanto a livello nazionale ma anche mondiale, ci sta dando un po' una direzione giusta verso la quale andare, e anche di quanto la generazione che sta dietro, quella insomma un po' più grande, non debba deludere questo movimento che adesso si sta creando. Dal punto di vista invece suo, di un politico, di una persona che effettivamente può fare e può dare per far arrivare i messaggi dei giovani, che cosa sta succedendo in questo momento e quali sono le opportunità nella Regione Lazio per giovani come per esempio Francesco, che vogliano perseguire dei progetti, dei buoni progetti? Allora, io credo che la sensibilità in particolare di questa generazione un certo tipo di consumo, di salvaguardia della vita, del pianeta, è una felice novità, perché a dirla tutta, quando si affacciarono i fast food e i consumi giovanili, c'è stato il rischio che anche un'intera generazione potesse essere conquistata da un'idea molto consumistica e veloce di tutto. E in parte lo è anche stato, perché qualcuno in questi fast food ci sarà pure, o sempre pieni. Però lì abbiamo commesso un errore forse di valutazione, e cioè l'apprezzamento per quella forma, ad esempio, di consumo veloce, a basso costo e non di grandissima qualità, non nascondeva dietro un modello di vita che invece è rimasto ben saldo. Non era vero che cambiava, tanto è vero che oggi, non so a Torino, ma sicuramente a Roma, e qui c'è l'assessore onorato all'agricoltura e ne parliamo spesso, c'è una nuova imprenditorialità giovanile che anche nei consumi enogastronomici magari non apre più il ristorante a 4 stelle, ma sperimenta forme di consumo alimentare magari più semplice, ma che puntano tutto alla qualità, alla tracciabilità. Quindi la prima cosa è che tutto quanto è avvenuto è una felice sorpresa. Nessuna ideologizzazione rispetto al moderno, ma volontà di vedere un futuro ancorato a valori antichi e anche al tema della qualità della vita. La vera svolta, però, perché sono stati spesso ragazzi inascoltati, non ce l'hanno data i movimenti di Greta, ce l'ha data il Covid, perché è stato il Covid che ha trasmesso a livello generale, per miliardi di esseri umani, per milioni di europei, ha riproposto il tema del valore della vita e di quanto avremmo voluto in quei 60 giorni di lockdown andare in un parco a farci una passeggiata o prendere la bicicletta. A un certo punto eravamo diventati tutti biciclettari, gente. Io confesso che sono andato sul Lungotevere, sulla ciclabile del Lungotevere, appena finito il lockdown, e io abito a 400 metri dal Tevere, ma non era una forma di consumo, lo è per tanti, però a livello di massa noi abbiamo scoperto il valore della vita intesa come riappropriazione di spazi e di tempo e
e di consumo intelligente del creato, perché all'improvviso abbiamo toccato con mano quanto è orribile non poterlo fare. È stata come un'iniezione di un futuro da evitare. C'è un bellissimo discorso di Piero Calamandrei, il padre della Costituente, che dice: ti accorgi, la libertà è come l'aria, ti accorgi quanto è importante quando non c'è più. Il Covid è stato in qualche modo le prove generali di un mondo nel quale non si può più uscire di casa. In quel caso, per un virus, se non facciamo qualcosa, perché con il buco dell'ozono non potremo più esporci al sole o non potremo più respirare l'aria che respiriamo, e quindi ci siamo accorti che, oh, buoni, bisogna tornare a riscommettere sulla qualità della vita. Terzo, è vero che questi nuovi scenari offrono anche opportunità, non solo per vivere meglio, ma spesso per dare una prospettiva di vita a tante persone, anche e soprattutto giovani, perché offrire una risposta a un bisogno umano di libertà, di bellezza, può anche produrre cose inimmaginabili. Qua non vedo adesso Lorenzo Sciarretta, che è il delegato alle politiche giovanili, che ha seguito queste progettualità come l'ostello. Due mesi fa a Rieti, in provincia di Rieti, sul Tevere, abbiamo riaperto un Tevere Point, che era una vecchia miniera dismessa, inquinatissima, chiusa per 50 anni. Anche lì c'era un pazzo, in quel caso, che teneva lì da solo questo rifugio. Un gruppo di giovani ha riaperto quel luogo subito prima del Covid. Adesso il Tevere Point è uno dei posti più frequentati dell'area, pieno di famiglie, di bambini, di bambine, di giovani. Questo che cosa fa? Crea lavoro per chi ne ha bisogno, buon lavoro e buona qualità della vita. Vi invito tutti ad andare al Lago di Bracciano. Da una settimana è aperto, a proposito di giovani, l'ex mattatoio di Bracciano, che sono due padiglioni meravigliosi chiusi per 40 anni, un gruppo di ragazze e di ragazzi, anche lì con il progetto Generazione G si chiama, hanno aperto la porta d'accesso al parco, ed è un posto meraviglioso, perché poi questi ragazzi che hanno fatto? Hanno preso questi due padiglioni, li hanno arredati per fare sale studio, co-working, eccetera, eccetera, di mobili delle loro nonne e dei loro nonni, quindi il recupero. Entri in questo posto magico, l'ex mattatoio, pieno di giovani che studiano sui tavoli e le poltrone delle nonne e dei nonni, e anche lì è pieno di ragazze e di ragazzi. Si sono fatti pure il ristoro, dove ovviamente producono cibi a chilometro zero. Quindi le opportunità ci sono. La cosa più bella è che non sono opportunità di conservazione sussidiarie, no, sono una forma nuova di produrre sviluppo. Noi abbiamo fatto un bando nella mia regione dove tutti i bar, tutti i ristoranti, per ora le catene di distribuzione, ma saranno solo bar, ristoranti, che cucinano e comprano cibi del Lazio, avranno rimborsato il 50% della spesa fino, credo, a 20.000 euro. Questo per loro è una bomba atomica, perché già ad esempio in quel caso con i social network due cooperative si sono organizzati per chiudere quel miglio tra la produzione e l'offerta. Ecco, quindi ho fatto degli esempi per dire che in questo mondo nuovo, perché il Covid ci ha sbattuto in faccia che vuol dire vivere chiusi a casa perché non si può uscire, si vive meglio e si produce buon lavoro. E questo secondo me è molto importante. Siccome è pagato, perché io non ci credo questa storia che il reddito di cittadinanza impedisce alla gente di andare a lavorare, questa è una stupidaggine. Come dice Biden, pagateli di più e vedrete che la gente decide di andare a lavorare. Questo è il punto. Se c'è l'opportunità per farlo, la gente ci va.
Poi se uno è disperato che in un paese civile ci sia una forma di assistenza, quello è giusto. Però questo filone di sviluppo è foriero di qualità della vita e di buon lavoro. Per questo queste testimonianze sono importanti. Perché io a volte ho la sensazione, sentendo parlare lui o d'altri, che già stanno là. Cioè già stanno lì. Io sto qui, ma loro già stanno lì. E quindi è inutile lamentarsi. Bisogna casomai spingere ad andare più avanti. Grazie per le sue parole, Presidente. Siamo arrivati alla conclusione di questo incontro, mi sembra, guardando l'orologio e ripensando alle sue parole, mi viene da fare una domanda appunto a Francesco, ripensando al periodo del lockdown, ripensando alle meraviglie della Regione Lazio. Qual era il parco, il luogo che più ti è mancato, o il posto o il primo luogo dove sei andato del Lazio nel momento in cui è stato possibile spostarci? Allora, no, assolutamente tutti i luoghi sono molto belli, non solo le riserve, ma anche per esempio quelle che sono le campagne, che a me piacciono moltissimo del Lazio, che sono queste campagne dove ancora si può apprezzare quella che è la campagna di una volta, dove vediamo dei filari di alberi o magari dei ruscelli tra un campo e l'altro, e dove magari vengono usati meno pesticidi o meno prodotti fertilizzanti inquinanti. E comunque tutto il Lazio è molto interessante. Per esempio nel libro parlo dell'isola di Ventotene, del campo di inanellamento, ma anche di quelle che sono le paludi, che sono importantissime, è importantissimo proteggerle perché sono un habitat sempre più raro. E insomma, volevo concludere niente rimanendo al fatto che con la consapevolezza ce la possiamo fare per cambiare rotta e per capire che la natura è meravigliosa, la dobbiamo proteggere, noi dipendiamo dalla natura, è importantissimo, e come dico sempre, se la natura la conosci la ami, e se la ami la proteggi. Grazie a tutti. E questo grazie anche a te, al tuo lavoro. Ricordaci come ti si trova sui social. Intanto il tuo libro, I dinosauri che volano tra noi, è disponibile allo stand di Salani editore. Chi ti voglia seguire? Sì. Francesco Barberini è il sito aspiranteornitologo.it, ma anche su Facebook e Instagram. Perfetto, allora ringrazio il presidente Nicola Zingaretti per averci raggiunto e per aver dato il suo prezioso contributo. Ringrazio Sara Pozzoli, Focus Junior, per le domande acute e scientifiche che hanno fatto un po' da contrappasso alle mie. Grazie all'illustratore Marco Prezioso e grazie a voi per aver seguito l'incontro. Alla prossima, e grazie alla Regione Lazio per questo splendido luogo, questo splendido incontro e programmazione. Il Salone Internazionale continua. Baby,